Ciao, ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ok, parliamo subito, partiamo in quinta e diciamo che mettiamo da parte tutte le opinioni personali, perché lo sapete bene, quando esce una notizia cerco sempre di darvi il mio pensiero, di farvi capire qual è la mia posizione sull'argomento, e poi quando invece la notizia diventa ripetuta, quando se ne parla sempre di più, significa che un pizzico di verità, che è qualcosa di veritiero, probabilmente c'è, e si sta andando verso la conclusione, proprio come il caso dello scambio Dybala-Lukaku. Io ve l'ho detto, non sono contro la cessione in sé di Dybala, sono contro andarlo a scambiare per Lukaku. Secondo me dal Manchester si poteva provare qualcosa di più, insomma il nome è Paul Pogba, primo che ti salta in testa. Ho già iniziato a vedere delle foto con Pogba e Dybala che dabbano con la maglia della Juve per ricordare quei bei tempi, che potrebbero riproporsi proprio al Manchester Sponda Res. Ma a me non era mai capitato, probabilmente da quando faccio YouTube, di trovarmi così tante persone d'accordo con un pensiero, tante persone sotto la stessa bandiera. Sapete, quando c'era Allegri c'era chi voleva Allegri, chi non lo voleva; quando è arrivato Sarri c'era chi voleva Sarri, chi voleva Guardiola, chi voleva tenere Allegri. C'è sempre stato un po' di discrepanza, di discordanza di opinioni. Invece mai come in questo momento. Certo, ho visto anche persone favorevoli all'arrivo di Lukaku, ma ho visto tantissimi, veramente tantissimi, si parla quasi dell'80%, 90%, quindi percentuali incredibilmente alte di persone che si schierano contro questo scambio. Io non so neanche dire il tempo che non ero contro, tra virgolette, una decisione della società, perché ho sempre preso molto con filosofia tutto quello che era stato fatto. Ma vuoi perché stiano davvero per cedere Paulo Dybala, che è un giocatore che ho amato alla follia, mi è piaciuto tantissimo, veramente ho un affetto, provo un affetto nei confronti di Paulo. E poi ripeto, sono favorevole alla sua cessione perché credo che non possa coesistere al 100% con Cristiano Ronaldo, però Lukaku mi lascia un po' l'amaro in bocca. Quindi adesso andiamo a provare di spogliarci di tutte le emozioni, di tutte le sensazioni, e andiamo a cercare di capire perché effettivamente la Juventus sta andando a comprare Romelu Lukaku al posto di Paulo Dybala. Intanto le motivazioni possono essere diverse. Io mi sono preparato qua un fogliettino che ricopre un attimo tutti i ruoli e i nomi dei giocatori che possono essere schierati da Sarri in un ipotetico tridente, che sono in questo momento in rosa della Juve. Abbiamo, adesso vado nei loro ruoli specifici, ma poi tanti possono essere intercambiabili: Cristiano Ronaldo, che può fare l'esterno di sinistra alla punta, io l'ho messo come ala di sinistra, insieme a Douglas Costa e a Piazza, che in realtà è rosa, deve riprendersi da un bruttissimo infortunio, ma in questo momento io l'ho messo. Come attaccanti, come punte centrali, abbiamo appunto Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Moise Kean, perché ancora è rosa, anche se possiamo completamente toglierlo e considerarlo un giocatore dell'Everton. Addirittura il fratello l'ha spoilerato sui social network con già la divisa dell'Everton addosso, le bellezze, no, prima dell'ufficialità vera e propria. E il Pipita Gonzalo Higuain, e Lukaku andrebbe a occupare proprio questa casella. Come esterni di destra invece abbiamo Cuadrado e Bernardeschi, poi ovviamente anche Douglas Costa potrebbe giocare lì, Cristiano Ronaldo potrebbe giocare lì, e lì Allegri ci vedeva Paulo Dybala largo a destra. Sarri ha detto che nel suo gioco Dybala potrebbe fare la punta centrale, quindi ovviamente io l'avevo messo lì per quel motivo lì, ma se la Juventus va a prendere Lukaku, che va a occupare quindi una casellina nei centravanti, togliamo Paulo, togliamo Moise Kean, rimangono il Pipita e Mario Mandzukic. Secondo me la Juventus doveva cercare di svecchiarla la rosa in quelle zone del campo dove si erano un po' accumulati gli elefanti, no? Diciamola così. Invece la Juventus va a pareggiare con un classe 93 e va a togliere un classe 2000, quindi in questo momento la rosa non è proprio ringiovanita, anche perché è tornato dentro Higuain, che sicuramente non è un ragazzino. Il motivo principale è per esaltare Cristiano Ronaldo, l'abbiamo detto, con Dybala c'è un'incompatibilità, l'abbiamo detto da tutto l'anno su Instagram, su Facebook, su YouTube, l'abbiamo ribadito più volte, l'abbiamo visto più volte. Ronaldo deve giocare con un centravanti che porti via l'uomo, ma perché allora non Icardi? Probabilmente perché la Juventus sta cercando di allestire una squadra alta, di giocatori altissimi. Lukaku 1,92 m, Icardi 1,81 m, quindi ci sono ben 11 cm, forse addirittura 12, magari sbaglio le dimensioni, quindi Lukaku sicuramente è anche più alto, e sappiamo bene che 10 cm nel mondo del calcio vogliono dire tantissimo, soprattutto per un centravanti, perché Lukaku va a riempire l'area di rigore, invece Mandzukic, quando l'anno scorso era l'unico centravanti di ruolo, andava spesso a pestarsi i piedi con Cristiano Ronaldo, finivano spesso nelle stesse zone, perché
Mandzukic è un centravanti atipico, perché Ronaldo non può fare veramente l'attaccante. Io pensavo che con Sarri potesse essere questo il ruolo di Cristiano, senza l'arrivo ovviamente di una boa. Se arriva Lukaku è per fargli fare il centravanti, per plusvalenza, quindi a livello economico, perché ovviamente Lukaku è stato pagato la stessa cifra che la Juventus riconoscerà al Manchester, quindi 75 milioni di euro circa. Invece Dybala è stato pagato 32 più 8 di bonus, quindi 40. Ovviamente dopo tot anni Lukaku, dopo 3 anni mi pare al Manchester, o addirittura solo 2, Dybala dopo 4 anni alla Juventus, ovviamente il valore dovrebbe diminuire, invece la Juventus e il Manchester l'hanno aumentato o mantenuto, quindi sicuramente c'è una plusvalenza. E soprattutto perché Lukaku in questo momento probabilmente vuole andare via, e io ritorno ancora sul punto Pogba, perché non ci credo che la Juventus non abbia azzardato il discorso, perché due parole sicuramente sono state fatte, quindi le risposte ipotetiche del Manchester possono essere state: no, non lo vendiamo, no, non lo vendiamo a voi perché vuole andare a Real Madrid, o ne parliamo. Questo terzo punto potrebbe riproporsi nel corso del mercato, perché la Juventus potrebbe davvero poi andare a fare un grossissimo colpo a centrocampo. Bisognerà poi vedere anche le uscite. Queste comunque sono le risposte che mi sono dato alla domanda perché Lukaku. Non voglio assolutamente cercare di convincervi, perché probabilmente sarebbe difficile e complicato, però ovviamente bisogna affrontare le cose anche in modo razionale. Non si parla più del no, non lo vorrei, no, non mi piacerebbe. La trattativa è abbozzata. In realtà potrebbe concludersi, ora dipende solo da Dybala, perché se Dybala ovviamente risponde no grazie Manchester, voglio rimanere alla Juve, la Juventus dovrebbe accettare. Poi magari Lukaku lo può fare davvero lo stesso, lì è da vedere. In questo momento le notizie sono queste, e probabilmente i ragionamenti della Juve sono stati quelli che vi ho esposto. Se ne avete degli altri, come sempre, qui sotto nei commenti. E voglio chiedervi se vi sta piacendo questa nuova impronta che sto dando al canale con queste grafiche un po'. Volevo migliorare un po' la qualità e mi sono inventato queste robe qua. Fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti.